Nel corso del Novecento, la crisi della pittura da cavalletto, annunciata da Mario Sironi negli anni 30, raggiunse in Italia il suo apice negli anni 60, attraverso un gruppo di artisti di rilievo internazionale. Non si trattò di un fatto isolato. Negli Stati Uniti Andy Warhol aveva già iniziato a utilizzare, in luogo di tubetti e pennelli, la tecnica della serigrafia con cui moltiplicava immagini tratte da giornali e da rotocalchi, dalla cronaca, dalla pubblicità. L'evoluzione tecnologica indusse alcuni artisti a misurarsi con nuovi metodi espressivi. L'utilizzo della fotografia offrì grandi possibilità a coloro che desiderarono cimentarsi con modalità innovative. Immagini ingrandite, ritagliate, lavorate secondo procedimenti meccanici, conferirono al lavoro artistico una peculiare aderenza alla realtà e una modalità attuativa che abbandonò la tradizionale pratica artigianale e la cultura del pezzo unico per farsi seriale. Arte meccanica, ovvero make art. Manipolo di artisti europei che si configura come make art ha il coraggio di spingersi oltre la tecnica serigrafica usata da Warhol e da altri artisti pop. La serigrafia è un procedimento che presenta una grande componente di manualità. Inoltre fa ancora uso della pittura. L'azione dei make artisti consiste invece nel prelevare le immagini selezionate da libri, rotocalchi, dalla pubblicità e dalla cronaca veicolata dai media e riportarle sulla tela emulsionata attraverso l'uso delle tecniche fotografiche. È quindi un processo completamente meccanizzato che permette di ottenere un prodotto simile al quadro tradizionale per struttura e contenuto creativo, ma di maggiore attualità e potenzialmente riproducibile all'infinito, quindi popolare ed economico. Con le nuove tecnologie di cui dispongono, i make artisti sdoganano definitivamente la fotografia nella pittura contemporanea. E con la stesura a Parigi del manifesto ufficiale da parte di Pierre Stanis nel 1965, la make art si configura come alternativa alla pop art. Le opere che vedremo appartengono al periodo che va dal 1963 al 1975, il momento più caldo della sperimentazione, e sono state realizzate dagli artisti del gruppo italiano che con maggior continuità hanno sviluppato le idee e la filosofia della make art. La chiamerò bambola del 1969 esprime lo stereotipo della donna moderna e indipendente. Il titolo scelto dall'artista sembra riecheggiare lo strepitoso successo di La Bambola, il brano musicale della biondissima Patti Pravo che qualche mese prima aveva sfondato nella hit parade italiana. Thank you.
Partita a scacchi del 1969 si ispira a una famosa fotografia che immortala i padri del dadaismo, Man Ray e Marcel Duchamp, concentrati nello strategico gioco. Il viraggio in blu, ovvero il bagno chimico colorato, essendo un espediente legato alla fotografia, rende l'immagine più contemporanea e allo stesso tempo ne accentua l'aspetto vintage e storico. Ray e Duchamp sono infatti due esponenti di quell'avanguardia storica che Bruno Di Bello intende rivisitare nella necessità di schierarsi ideologicamente partendo proprio dalla citazione di figure di rilievo. L'influenza dei fatti asiatici sul mondo occidentale nella seconda metà degli anni 60 era molto forte e la rivoluzione culturale in Cina del 1969 presenta la figura di Mao impersonale come una statua. La ridondante ripetizione dell'immagine contribuisce con effetto straordinariamente intenso a identificare il capo della rivoluzione come un idolo della cultura di massa. Thank you.
primo Rotella, la comunicazione pubblicitaria è un aspetto molto interessante della vita moderna e di conseguenza lo sono anche i prodotti da essere reclamizzati. La fotografia di una merce già pronta e ben confezionata, come la bottiglia di olio che appare nell'opera Dante del 1966, presenta nella stessa forma in cui la vediamo sugli scaffali del supermercato un prodotto destinato al consumo di massa e un simbolo di italianità tra i più esportati. Nel 1970, alla sezione sperimentale della 35esima Biennale di Venezia, Aldo Tagliaferro realizza ed espone Analisi di un ruolo operativo, un grande lavoro composto da una sequenza di fotografie riportate su tela emulsionata e assemblate alla maniera delle pellicole cinematografiche. Con queste immagini, Aldo Tagliaferro documenta i regolamenti di uno zoo. Si prega di non dare assolutamente gelati alle scimmie. Non molestare gli animali. Il pasto ai felini avviene tutti i giorni alle ore 17, escluso il sabato. Paragona così gli artisti, se stesso incluso, ad animali in gabbia. L'opera fornisce una critica tagliente ed ironica al ruolo attribuito agli artisti da parte dei potenti del sistema dell'arte, che chiedono un dialogo con il pubblico, ma non sono in grado di comprendere l'inutilità della loro richiesta. Mimmo Rotella, già famoso per i suoi décollage con il gruppo dei Nouveaux Réalistes, durante una personale presso la nostra galleria nel 1989, confidò che un lavoro molto interessante e poco studiato fosse quello del periodo Mac, più concettuale e maturo, e suggerì di guardarlo con più attenzione. Che dire di Gianni Bertini?
tutta la sua vita fu un'opera d'arte. Iniziò a dipingere alla fine degli anni 40 una pittura che personalizzerà a tal punto che tutti i critici del tempo definirono bertinizzazione, una meccanizzazione del gesto pittorico che in un certo senso anticipava la McArt. Bruno Di Bello, parlando di quegli anni, mi confidò che provava un certo disagio all'entrata in scena di Bertini durante l'inaugurazione. Vestito con mantello, gangheri e stivali, sempre a fianco di una giovane artista di belle speranze che Gianni intendeva introdurre nell'ambiente artistico. Lui, Bruno, raffinato intellettuale prima che artista, indossava sempre un maglione nero e all'inaugurazione di rito si disponeva sempre ai lati. Aldo Tagliaferro era l'opposto. Lombardo, taciturno, rigoroso, euclideo, maniacale e intransigente con se stesso prima che con gli altri. Viveva da solo in un rustico, sull'Appennino tosco-emiliano, dopo essere rientrato dall'Africa dove visse molti anni. Di Elio Mariani va ricordata, nel suo rapporto con Bergamo, la monumentale opera Atomic Explosion del 1971, 10 metri di tela emulsionata esposta nell'ex chiesa di Sant'Agostino nel 1981. Mio padre non voleva che dipingessi. Dopo l'ennesimo litigio avevo trovato un magazzino in via Lanzone, dietro Sant'Ambrogio. Avevo 19 anni. A mezzogiorno mangiavo un panino con un bicchiere di vino al bar di fronte. Per quanto riguarda la sera, tenevo un diario con le date delle gallerie milanesi che inauguravano. Allora era consuetudine che alle vernici tutte le gallerie facessero il catering. Quindi gli altri andavano a vedere la mostra, io andavo a cena. Conoscevo gente, soprattutto donne della Milano Bene. Veramente erano loro che volevano conoscere me. Ero giovane, bello, artista. Così alla sera ero quasi sempre invitato a cena da una di loro. La mia prima mostra personale la tenni a Palazzo Centori, a Vercelli, nel 1961. Allora ero ancora a casa dai miei. All'inaugurazione vennero due gatti e un cane, un freddo e una nebbia da tagliare con il coltello. Nel 1964 andai a Venezia, alla Biennale, vidi le opere di Rauschenberg ed essendo io un tipo molto emotivo, davanti a quelle opere mozzafiato, mi commossi. Tornato a casa non volevo più dipingere, crisi completa, e la tela sarebbe rimasta vergine ancora a lungo se il caso non fosse intervenuto a modificare gli eventi. Mio fratello Claudio si dilettava di fotografia. Aveva approntato una camera oscura nel sottoscala della cantina. Un giorno scesi a vedere e trovai in un cassettino un pezzo di tela fotografica con stampato sopra un volto di giovane ragazza con la corona in testa. Fulminato sulla via di Damasco. Era il 1965. Cominciai ad approfondire e a occuparmi della tela fotografica. In seguito conobbi il gruppo di Parigi che Pierre Restany portò a Milano alla Galleria Blu. Restany vidi le mie opere e mi inserì nella McArt. Essendo il più giovane, diventai la loro mascotte. Nell'approfondire la McArt ci siamo mossi con intento divulgativo, per porre in luce un momento dell'arte italiana che, pur avendo apportato notevoli influssi sulle esperienze successive, non è noto al grande pubblico. Tale itinerario ha una profonda e attuale valenza culturale, in quanto consente di intravedere sullo sfondo le vicende storiche del periodo, rappresentando un'opportunità di approfondimento degli anni 60 e 70 con le loro peculiarità e contraddizioni e offrendo un valido contributo alla comprensione del nostro tempo. La presente fase storica trae in buona parte le sue origini dai sommovimenti che si registrarono allora, modificando costumi, linguaggio, stili di vita, rapporto tra i generi.